Ciao, se ti interessa sapere come si fa a non copiare i tuoi concorrenti e a emozionare i tuoi clienti, guardati questo breve video. Ti spiego esattamente come si fa. Caffè e si parte. Via. Ciao di nuovo, sono Luca Leonardini e questo è l'episodio numero 8 di Reinventa il Business. Copiare quello che fanno gli altri non conviene. Copiare non porta valore a nessuno al di fuori di quello che tu stai copiando. Stai facendo praticamente un regalo a quello che copi. Chi crea valore non ha bisogno di copiare. Se copi, finirai inevitabilmente per dover convincere le persone. E convincere le persone a cambiare idea è la strada più difficile. Ci vuole una fatica boia e il risultato non è per niente scontato. Se invece tu riesci a emozionare le persone, non avrai mai bisogno di convincere nessuno. Ora, pensa se tutte le energie, tutte le risorse che spendiamo per cercare di convincere gli altri delle nostre idee, per cercare di attirare gli altri ad acquistare i nostri prodotti, i nostri servizi, le spendessimo invece per cercare di capirci meglio tra di noi. Non sarebbe meglio? Per non copiare, ricorda di tenere sempre presente perché fai quello che fai, per chi lo fai, cioè chi è il destinatario, chi sono i destinatari della tua proposta di valore. Poi, per emozionare i tuoi clienti, segui nell'ordine questi tre punti. Il primo, abbi l'umiltà di metterti nei panni dei tuoi clienti per empatizzare con loro e vedere insieme a loro la realtà che li circonda e capire dunque il problema che hanno. Quel problema che solo tu puoi risolvere con la tua soluzione, con il tuo prodotto. Numero due, non cercare di piacere a tutti, perché altrimenti finirai per non piacere a nessuno. Quindi ti devi concentrare su una nicchia in particolare e da lì devi crescere. Numero tre, distingui sempre tra quello che fa il tuo prodotto, il tuo servizio, la tua azienda e il risultato che tu vuoi raggiungere attraverso il tuo prodotto, attraverso il tuo servizio e la tua azienda, che sono due cose ben distinte, e tieni sempre presente questa distinzione. Ti faccio un esempio: se tu fossi un barista, ti accontenteresti di dissetare i tuoi clienti? O se tu fossi un pizzaiolo, ti accontenteresti se i tuoi clienti venissero solo per sfamarsi? O se tu fossi un idraulico, ti basterebbe andare a stasare dei tubi? O potrei continuare a farti ancora tanti esempi, ma penso che tu abbia capito che devi sempre tenere presente, per emozionare i tuoi clienti, questa distinzione netta tra quello che fa il tuo prodotto e l'obiettivo che tu hai in mente, quello che tu vuoi raggiungere attraverso il tuo prodotto, che si ricollega alla tua motivazione iniziale, si ricollega al perché tu fai quello che fai. Prova e vedrai che funziona, te l'assicuro.